Ed eccoci qui come promesso e come anticipato in questo martedì 23 di maggio, ospite Serena in festa, orchestra Davis Ballerini. Buon ciao Davis, ciao Vanessa. Ciao, ciao Serena. Ciao a tutti. Bentornati. Ci siamo lasciati con gli abiti invernali al galà di Natale a dicembre. Con la barba di Babbo Natale. Esatto. E ci ritroviamo ormai in piena primavera. Io sono già estiva. Vedo che Vanessa è già estiva, denudata. Floreale anche tu? Anch'io sono bella floreale perché insomma attendo con ansia. Ormai le giornate sembrano migliorate, speriamo che il tempo vada avanti così. Speriamo. Noi ce lo auguriamo. Beato tra le donne oggi. Ah sì, è la bionda e la mora, è l'Evelina, hai visto? L'uomo in mezzo a due donne cosa fa? Non lo diciamo. È un detto che non ha significato, insomma ci sta sempre bene un uomo in mezzo alle donne, scusa. Ecco, poi su quella poltrona fai un po' il pascià oggi. Ah sì, infatti, mi piace. Bene ragazzi, è iniziata la stagione, avete già iniziato anche nel Veronese appunto settimana scorsa, sarete nostri ospiti del Serena Fest in Tour il 1° giugno a Villimpenta, ricordiamolo. Sì. E poi si prosegue, anche questa sera sarete impegnati, giusto? Dove sarete Vanessa? Siamo al Mediterraneo di Legnano, provincia di Milano. E io non ricordo niente, sono segretaria personale. Infatti per quello, esatto. Stasera siamo al Mediterraneo. Ah, l'avevo già sentita. Te lo ricordi bene però, eh? Hai visto? Bene, allora ancora i locali sono ancora aperti anche nel mese di maggio e anche sono giugno. Anche giugno. Qualcosa, sì. Dunque ancora gli ultimi. È meglio sempre avere una base perché se il tempo è un po' particolare. Giustamente. Poi tante feste non le fanno coperte e c'è sempre il rischio magari che si salta certo. La festa e si recupera o quello che è. Dunque i locali a coperto servono anche un po' per avere la sicurezza di riuscire a fare il vostro lavoro perché di quello si tratta. Io preferisco sempre averle. Sai, certo. D'estate può capitare che piove. È capitato un anno che avevamo 15 feste, ne abbiamo perse 10 in un mese. Però, tutto un anno particolare davvero. Quindi facciamo gli scongiuri. Esatto, sicuramente però. Sarà un 2017 estivo, estivamente parlando, sicuramente bello. Certo, ovvio. Incrociamo le dita. Bene, chi verrà a sentire l'orchestra di Davis Ballerini? Cosa si deve aspettare quest'estate? Ci sono delle novità per quanto riguarda il repertorio? Cosa avete preparato di bello? Il repertorio sempre fresco, aggiornato, ultimi successi, poi vabbè. Abbiamo la bionda. Abbiamo il sole. No, è vero. Stiamo lavorando bene, abbiamo preso un bel affiatamento col gruppo e vi aspettiamo nelle serate. Dopo sai, sembra che voglio sviolinare. Ma... No, ma è giusto che noi invitiamo sempre il nostro pubblico. Vero. E allora invitiamo anche il pubblico che non vi conosce a conoscervi meglio, insomma, dunque esatto, ad accorrere le vostre serate anche per testare sul campo veramente com'è, cosa offrite, ecco, cosa offrite durante la serata. Cosa offriamo? Patatine? Ti faccio i panini, non che li assaggio. Buona musica, Serena, e un sorriso a tutti. Quello non costa niente. Bene, quello è l'importante, no. La serata è in allegria con Davis Ballerini esatto. Orchestra. Ricordiamo quanti siete in orchestra. Siamo in sei. Sei elementi. Vabbè, siamo io e lei, che già noi facciamo per quattro. Perché avete delle voci potenti per quello. No, vabbè, era per scherzare. Vabbè, basso, chitarra, batteria, tastiere, sax, che il tastierista suona anche il sax. Certo. È il repertorio ballabile, liscio. Facciamo musica italiana e internazionale. Balli di gruppo, ovviamente immancabili. Sì, quelli sono i suoi. Che... È lei l'esperta che si trasforma anche in ballerina. Quelle robe lì, ciu, sono le sue. Ma perché lui, Serena, è un po' impacciato a muoversi. Ma non è vero. Non diciamo. Tu. Giustamente ti manda avanti. Ah, ognuno il suo. Esatto. Io penso che ognuno... debba fare il suo ruolo, è fatto bene così. Quindi, almeno piuttosto di farlo fatto male non lo faccio, guardo. Giusto. Mi sembra un'ottima scelta. Io ragiono così. Bene, continueremo a parlare con Davis Ballerini, orchestra, tra pochissimo e continuerà anche la musica Serena Fest, insomma tante altre curiosità solo dopo la pubblicità, a tra poco. Ed eccoci qui dopo una brevissima pausa a caffè, noi abbiamo qui le nostre caramelle nel frattempo da... Io le ho già spulciate un paio. Da spiluccare, ecco, sono in versione mignon tra l'altro. Buone, anche il tè. Anche il tè è buonissimo. Sarebbe ora di cambiare, insomma tra poco metteremo una bevanda estiva perché tutto inverno che abbiamo il tè e il caffè, adesso insomma è ora di rinfrescarsi le idee
E se anche voi a casa volete rinfrescarvi le idee, andate a sentire l'orchestra di Davis Ballerini, che vi aspetta per delle serate in musica davvero divertenti. Oggi ci avete portato un duetto, anzi due duetti, dunque invitiamo il pubblico anche a richiedere i vostri videoclip. L'ultima volta ci avete portato una cosa bellissima, Innamorati, Prendi la mia mano, bla 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 bla, e questa sera, quest'oggi, anzi avete raccolto un successo bellissimo di Ron, che ha portato a Sanremo, che Sanremo. Era sì. Vorrei incontrarti tra 100 anni. Che cantava brano. All'epoca con Tosca, giusto, avevano anche vinto, mi sa. 96. Quella. Veramente avevano vinto, ferrato, sì. Avevano ma vinto. Proprio un bel brano, figa. Esatto, e dalla storia, diciamo, di Sanremo passiamo a una cosa più attuale. Ci avete portato anche il brano Amami, che è l'ultimo successo, Amami, di Mina Celentano. Mina Celentano, sì. Dunque targato 2017, sì. E allora, se volete richiedere queste canzoni qui a Sera in Festa, fatelo pure nell'angolo della posta tramite i nostri recapiti. A proposito di recapiti, ragazzi, ricordateci un po' le vostre pagine Facebook, il sito dove si possono vedere i vostri appuntamenti danzanti. Dottoressa. Vanessa? Allora, pagina Facebook, Orchestra Davis Ballerini, quindi lì trovate tutto quanto. Mm-hmm. Numero di telefono lo diamo? Ma no, non lo diamo, perché poi tutte le fans, tutte le donne, non si può. Chiamate la Carletta, evitiamo, già ne ha una, basta e avanza. Per tutte le informazioni, chiamate la Carletta di Spettacoli, che vi metteremo in contatto. Bravissimo. Con l'orchestra, se la volete appunto nella vostra sagra, nel vostro evento, noi vi metteremo appunto in contatto. Nel frattempo, ragazzi, noi vi rinnoviamo l'appuntamento nel nostro studio quando volete essere qui i nostri ospiti. Certo, noi siamo qui a braccia aperte e soprattutto vi aspettiamo nel nostro tour che sta per partire. Sì. Bene, vi auguriamo allora una buona estate, mi raccomando. Grazie. Fate bravi sempre. Sempre bravo di così. Sì, infatti. Dai un bacione anche al tuo bimbo. Sarà fatto. Perché è il tuo copia incolla, ormai lo vediamo sempre. Ma lui canta, non mi ricordo se sì, cantava. Vero, cantava qualcosa. Però adesso lui piace il calcio, Juve, così. Quindi la musica era un po'. Insomma, è un po'. Ma è normale, 10 anni. Esatto. È giusto. È giusto che faccia le sue esperienze. Giusto. Dopo, magari tra qualche anno, tornerà sulle orme del papà. Chi lo ma sa? Speriamo. Staremo a vedere, ma soprattutto staremo a sentire. L'importante è che lo fa con passione dopo. Esatto. Perché fare una cosa forzata. Sai che tanti genitori dicono: oh, c'ho il figlio che canta, esatto. Oh, c'ho il figlio che suona. Invece io gli faccio fare quello che vuole senza forzarlo. Magari. Bisogna che i liberi che facciano varie esperienze e poi scelgano la loro giusto. Strada migliore. Esatto. Giusto, Vanessa. Tu cantavi anche da piccola? Sì, ho fatto anche violino. Dai, che carina. Sì. Per sì. Tanti anni dopo sono violino come strumento. E poi della mia passione ho fatto il lavoro. Però, vedi. Sono contenta. Allora, avanti tutta, appassionati di musica e non, provate che questa esperienza anche per i vostri bambini, perché magari è la loro strada, chi lo sa. Chi lo sa. Partiamo tutti per gioco e dopo diventa magari una professione. Se è stata, porta il violino. Dai, porta il violino, voglio vedere chi lo sa. Sai che bello, sarebbe una chicca, possiamo riproporlo. Bene, ragazzi, siamo pronti per sentire il vostro duetto e allora vi lasciamo lo spazio nel nostro salottino per esibirvi al meglio. Signori e signori, siamo pronti per lanciare questa bellissima canzone dalla voce di Vanessa e Davis, orchestra Davis Ballerini. Ragazzi, grazie, a prestissimo. Ah, grazie. Grazie a voi. Te, Sere. Vai ciao con la musica.